Cari viaggiatori, ciao e benvenuti. Oggi vi porto con me in Sicilia, più precisamente a Catania, la terra del sole, del mare e della pesca. Buongiorno, oggi mi trovo a Catania, sveglia prestissimo, infatti sto in delle condizioni veramente pietose, però come vedete qui alle spalle Piazza del Duomo, che ospita quella che è la cattedrale appunto di Sant'Agata, patrona tra l'altro della città, e realizzata in epoca normanna e poi tra il 1733 e il 1761 fu Vaccarini, il più importante artista e architetto appunto di Catania, a rimetterla in sesto e a renderla poi quello che è lo splendore qui alle mie spalle. Non si sentirà nulla perché c'è un vento apocalittico, spero si senta, altrimenti vi metterò i sottotitoli sopra impressione, però questo è lo spettacolo della piazza. Cattedrale di Catania, c'è da dire anche che ospita quello che è il cosiddetto museo diocesano assieme alle terme achilliane, ovvero il museo conserva degli arredi liturgici della cattedrale della diocesi appunto di Catania e offre poi anche una magnifica vista della città appunto in terra. Purtroppo non possiamo entrare perché adesso non è accessibile, però offre questa importante vista. Il complesso poi della termale fu distrutto in occasione dell'eruzione del 1669, però comunque tuttora oggi in alcune sue parti è ancora visitabile. Spostandoci verso il centro della piazza spicca la Fontana dell'Elefante, realizzata anche questa da Vaccarini, che come abbiamo detto è il più importante autore barocco della città. La fontana è detta anche Ugliotru e attorno a questa fontana esistono due leggende. Secondo la prima leggenda, il nome Ugliotru deriva dalla storpiatura del nome Eliodoro. Ma chi era questo Eliodoro? Eliodoro era un nobile catanese che voleva diventare vescovo della diocesi, non riuscendoci. Caduto infatti in disgrazia, iniziò ad avvicinarsi alla stregoneria, alla magia nera, tutte queste pratiche che ovviamente rinnegavano la fede cristiana e che trovarono l'opposizione della chiesa stessa. Infatti lo stesso vescovo al tempo di Catania, Leone il Taumaturgo, lo condannò ad essere bruciato vivo nel Forum Achelles nel 778, ovvero nella piazza di Catania. Ma qual è il suo legame con l'elefante? Il suo legame con l'elefante deriva dal fatto che, secondo sempre il mito, la leggenda, fu lui a scolpire la statua dell'elefante e a dargli vita con i suoi poteri magici, in modo tale da potersi poi spostare nei suoi viaggi da Catania a Costantinopoli e viceversa. Il vescovo Leone però decise di trasferire la statua al di fuori della città, in modo tale, quindi al di fuori delle mura cittadine, in modo tale che i cittadini e che il popolo catanese non la vedesse, e poi così, essendo al di fuori, finire per essere dimenticata dopo la morte di Eliodoro. Nonostante questo però il popolo continuò ad attribuirgli, a tributargli onori divini e doni. Per quanto riguarda la seconda leggenda, l'animale diventa simbolo di Catania nel momento in cui allontanò le belve feroci dalla città e i cittadini decisero di costruire una statua in suo onore. Oggi però la funzione appunto della statua è ben diversa. La statua è l'ognomone della Meridiana posta al centro della Piazza Duomo. Infatti il monumento è misuratore del tempo con la luce del sole ed è detto eliotrico, che in dialetto catanese si traduce con gliotru. Infatti la sua funzione è quella di proiettare sulla piazza la luce, l'ombra prodotta dalla luce nel momento in cui tocca appunto la statua, e quindi a funzione di misurazione del tempo. Thank you.
alle mie spalle uno sicuramente dei luoghi turistici più importanti di Catania. Siamo nel cuore del mondo romano e della romanità. Questo è il Teatro Romano con annesso Odeon, ospitava in origine più di 1500 spettatori, realizzato durante l'epoca romana. Era il classico teatro, quindi qui si metteva appunto il pubblico ad osservare, poi là in quella zona lì centrale, la zona del palco dove venivano realizzate poi tutte le varie rappresentazioni, quindi tragedie, commedie, fino poi anche a spettacoli teatrali. E qua in questa che è la zona della cavea, ovvero la platea, dove appunto stava tutta la gente che veniva ad osservare, a vedere poi le rappresentazioni che si svolgevano. In genere e per lo più, appunto, come abbiamo detto, erano attori che interpretavano determinati ruoli, determinate trame, determinate vicende, e in questa cornice bellissima. Teatro, ricordiamo che nasce su una struttura greca, quindi originariamente qua c'era probabilmente un'opera greca, c'era probabilmente un teatro su conformità greche, poi riadattato e reinterpretato dai romani, ricordando infatti che la Sicilia, così gran parte poi del sud Italia, apparteneva alla cosiddetta Magna Grecia, ovvero la Grande Grecia, cioè tutto quel nucleo di colonie e di terre edificate e conquistate dagli antichi greci, in questo caso, in cui avevano poi realizzato tutta una serie di strutture che ovviamente recuperavano e richiamavano quella che era la loro arte. Qui i romani, quando arrivarono, semplice, costruirono ed edificarono quella che poi è la loro struttura, è quella che vediamo noi oggi, che infatti ha molto più sembianze romane piuttosto che greche. Qui invece, come si può vedere, siamo dietro al teatro. Queste erano le lunghe vie poi percorse dai vari attori, dove si cambiavano, svolgevano le loro attività e poi appunto erano pronti per andare in scena. Quindi come si presenta quello che è l'Odeon, ovvero la parte retrostante, la parte posteriore del teatro, e è questa qua, bellissima. Purtroppo oggi rimane solamente queste poche rovine da vedere e da visitare, ma sicuramente è uno dei luoghi più belli, più importanti, più attraenti e anche più culturalmente interessanti da vedere quando si viene qua a Catania. Qui alle mie spalle il monastero dei Benedettini, una delle opere più importanti anche qua di Catania. Si tratta di un complesso architettonico che riesce a mettere insieme anche diversi stili architettonici e appartenenti ad epoche diverse. Alle mie spalle, come vedete, questa cupola qua è la cupola della chiesa di San Niccolò l'Arena, una delle chiese sicuramente più belle, più importanti che ci sono qua e che offre una delle viste panoramiche più straordinarie, più mozzafiato che ci sono qua a Catania e che andremo appunto a visitare.
spalle la chiesa di San Niccolò l'Arena, uno degli edifici di culto più grandi della Sicilia, con il punto di osservazione panoramico più alto di Catania. Sicuramente siamo di fronte a uno dei più grandi monumenti, richiamo alla romanità e al culto cattolico, che offre uno dei panorami sicuramente più straordinari, più mozzafiato, ma anche più significativi della stessa Catania, dalla quale è possibile osservare tutta la città. Edificio che nel 1669 fu costruito dopo l'eruzione dell'Etna e che ospita al suo interno un organo in legno e in oro e una meridiana celebre per precisione dei calcoli e dimensioni. Questa alle mie spalle è piazza Vincenzo Bellini, con alle spalle appunto il Palazzo Bellini, inaugurato nel 1890 proprio da questo importantissimo compositore della città catanese, che realizzò la Norma, la sua più celebre opera, ambientata nelle Gallie e che ha come protagonista una sacerdotessa appunto romana di nome Norma. E qua c'è il monumento appunto dedicato alla figura di Vincenzo Bellini. Con appunto, come ho detto, il palazzo, che è questo qua, e di fronte la chiesa, anche questa straordinaria, bellissima. Questa è la piazza dell'Università, che prende il suo nome dal palazzo Sicolorum Gymnasium, che è questo palazzo qui alle mie spalle, il palazzo Sicolorum Gymnasium, che appunto stava ad indicare il ginnasio. Il ginnasio che cos'era? Il ginnasio era appunto il luogo dove andavano i giovani studenti per ricevere la loro formazione a livello scolastico, a livello anche culturale, a livello artistico. E qua oggi, questa qui è tuttora, ancora oggi, la sede dell'Università degli Studi di Catania. Qui c'è il ginnasio e da quest'altra parte invece c'è l'Università vera e propria degli Studi. Questa è l'Università degli Studi, in fronte il ginnasio. Alle mie spalle, secondo me poco, ci sono i resti dell'anfiteatro romano in piazza Stesicoro, anfiteatro che contava circa 15.000 spettatori, quindi un anfiteatro gigantesco, anfiteatro a pianta a forma ellittica, costruito con pietra lavica dell'Etna e ricoperta poi di marmi. Oggi rimane purtroppo solamente questo, ma è comunque uno spettacolo.
Con questo sfondo alle mie spalle siamo arrivati a Villa Bellini, o meglio ai giardini di Villa Bellini, con un sole cocente che non ci si fa più e non ci si sta più. Siamo arrivati appunto qua, Villa Bellini, uno dei più antichi giardini di Catania, che ospita un quantitativo enorme di specie di flora subtropicale in particolar modo, ma anche mediterranea, piante secolari, e qua possiamo effettivamente trovare di tutto. Dopo questo poi una vista straordinaria, spettacolare su tutta la città e sull'Etna, che fa venire i brividi. Ciao, sono appena tornato da Catania, per me è stata un'esperienza pazzesca, 2 giorni intensissimi, perché mi sono svegliato presto la mattina, perché abbiamo camminato un monte, perché abbiamo visitato la città, o almeno ci abbiamo provato. Sicuramente in 2 giorni non è che si può visitare tutto, però la maggior parte delle cose l'abbiamo visitate e ho voluto portarvele sul canale. Io vi ringrazio per la visione, vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il prossimo video. Mi raccomando di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Ciao!